Carissimi amici della Pogonotomia, buon mercoledì, oggi puntata extra, puntata speciale, per presentare un prodotto che è particolare, che insomma ne vale la pena. Il prodotto è il rasoio One Blade. Il rasoio One Blade che andiamo subito a vedere. One Blade, lo dice la parola stessa, una lama sola, quindi non double edge. Ma qui siamo oltre, siamo a un livello di tecnica di costruzione, ma anche di come si può dire, di qualità del prodotto, ma anche di ingegneria del prodotto, che merita un discorso a parte. Eccolo qua. Io l'ho già ovviamente aperto, l'ho anche provato, poi domenica lo proviamo in rasatura. Partiamo da questo presupposto: è un prodotto da un prezzo estremamente elevato, quindi un prodotto che purtroppo non è per tutti, è un prodotto che non è per tutti, anche non solo per il prezzo, ma anche per il tipo di prodotto. Alcuni potrebbero anche dire: no, io non, a me non interessa questo genere di prodotto. E va bene, cioè non c'è niente di male, nel senso che è proprio una concezione di rasatura diversa da quella del rasoio di sicurezza tradizionale, che però riprende, sfruttando le moderne tecnologie ingegneristiche, i moderni materiali, materiale diciamo, più di qualità, riprende idee antiche, quindi non è un rasoio completamente diciamo diverso, è un rasoio che riprende quelli che erano i rasoi di sicurezza Star, ad esempio, no? Per dire il concetto 1912 stiamo parlando, quindi non stiamo parlando di, stiamo parlando di cose ben antiche, a lama singola, no? Che si incastravano. Siamo già fatti la barba con questo rasoio più di una volta. Riprende questa idea, questo concetto, lo sviluppa e lo diciamo aggiorna. Viene fornito con così, cioè si presenta con una scatola. Adesso io l'ho già aperto, ovviamente, una scatola di pelle molto, molto elegante con la sua scritta One Blade. E questo è il modello più importante, il Genesis. All'interno si trovano, io lo faccio molto breve, poi in realtà l'ho già scartato. Fondamentalmente si trovano due cose: si trovano la parte delle istruzioni che sono presenti, i libretti, tutto quanto. La base, che sembra un gianduiotto, vedete, con la sua scritta One Blade, e soprattutto il rasoio, eccolo qua. Il rasoio che a prima vista può sembrare molto simile a quello che erano i monolama, che sono i monolama, no? Vedete come impostazione della testa, questo design del manico, la scritta, spero che si riesca a leggere bene, è al contrario, forse sì, è così, forse sì. Ecco qua, la scritta. La testina che ha questo movimento per adattarsi al viso e il meccanismo di inclusione della lama, oltre al logo della ditta One Blade, che produce tre modelli, di cui questo è diciamo, il modello top. Poi ci sono anche dei modelli di edizione limitata che sono ancora più cari, però no, questo andiamo oltre, questo è, diciamo, il modello. Vede già che è un rasoio è un prototipo, cioè stiamo parlando di qualcosa che va oltre il concetto di design. I progettisti americani hanno voluto andare oltre e lo dichiarano anche. Vedete questa base, che è una base appunto molto pesante in acciaio. Ecco, questo è realizzato in acciaio inox Panacea, che secondo i produttori è uno dei migliori acciai sul mercato per poter garantire una garanzia a vita, ma sono garantito a vita, quindi, ma non la vita nostra che è breve purtroppo, la vita anche dei nostri figli, dei nostri nipoti, quindi loro dicono ovviamente qualsiasi cosa succede nella vita del rasoio si può riparare. Vedete che il rasoio si appoggia sul suo supporto e si lascia magari ecco, sul lavandino, dove voi mettete il rasoio. E quindi è anche bello da vedere, c'è cioè un oggetto di design chiaramente numerato,
chiaramente numerato, se non, si, non so se si vede qua il numerino, forse è troppo, prendendo troppo. Comunque, numerato e insomma. Ma andiamo a vedere le caratteristiche. La caratteristica intanto è che questo rasoio riprende appunto il concetto dei vecchi monolama, Monostar o il Gem. Perché lo riprende? Perché la lama intanto non si fissa, la lama si incastra, anche in questo caso. E co così come qua vi erano dei dentini che fermavano la lama, voi vedete i dentini esterni 1 e 2. Anche in questo caso questi dentini sono presenti, molto più piccoli, molto più ovviamente rifiniti, eccoli qua. La lama non è la tradizionale lama che si usa per il rasoio di sicurezza, ma è la Feder, questo rasoio fatto esclusivamente per queste lame qua, che sono le Feder FHS10, lame chirurgiche. Sono lame dure e taglientissime. Io le ho provate. Eccole qua. Adesso vi faccio vedere, ovviamente, là, il pacchetto che ho già aperto. Questo è un pregio, anche un limite, perché sono solo una lama in questo momento che conosco, almeno, che è la Feder, appunto, FS10. FHS10. Adesso qua il cane abbaia, d'altronde risponde alle provocazioni dei cani sulla strada. Devo andarlo a fermare un secondo perché sennò mi sveglia tutto il quartiere. Ecco, mi scuso per l'inconveniente, ma purtroppo sono cose che succedono quando si fanno i video la mattina in un giorno infrasettimanale e non si può far abbaiare il cane perché sennò a quest'ora è molto presto. Sono le, come potete vedere, non sto scherzando, sono le 7 e un quarto, quasi un quarto, 7:10. Comunque, praticamente adesso l'ho chiuso in una stanza dove può sfogarsi, non sveglia nessuno. Praticamente il discorso è questo qua. La Feder, dicevamo, FHS10. Come è fatta? Qua ne ho una e apparentemente sembra una Feder normale, sembra una Feder di quelle che usiamo regolarmente per le nostre rasature. Invece, se noi la andiamo ad aprire, andiamo a vedere che ricorda molto le lamette appunto del Gem. Ecco, la vedete la forma. Spero che l'autofocus faccia il suo lavoro. Questa e vedete, guardate che lama, lo faccio brillare qui, e vedete che lama. Allora, praticamente questa lametta ricorda moltissimo, dicevamo, quelle che si utilizzano per il rasoio Gem, quelle che queste qua, insomma, quelle che vi avevo fatto vedere quando vi usate questo rasoio. Quindi si monta esclusivamente in questo modo. Cioè la si infila nella testa del rasoio, eccolo qua, la si infila nella testa del rasoio e poi eccola qua, viene fermata esclusivamente dalle dei due dentini, non è fissata. Però, nonostante il fatto che non sia, come dire, bloccata, vi posso garantire che non si sposta, non si muove. Perché l'ingegneria di questo rasoio è molto alta. Adesso ovviamente la estraggo perché non posso simulare ovviamente la rasatura senza, con la lama sopra perché sennò mi farei male. Vi faccio vedere come funziona. Qua c'è una differenza fondamentale, sia rispetto al suo antenato, perché chiaramente il suo antenato lo Star, sia rispetto ai moderni single edge monolama, come ad esempio il Black Hawk, eccolo qua, il Black Hawk, che questo utilizza le lame lunghe. Questo ovviamente la testa è fissa.
Perché? Perché in questo caso la tecnica non è quella del rasoio di sicurezza, ma è una normalissima tecnica di far aderire la testa alla pelle e respingere giù. Io vi garantisco che il risultato è eccezionale. Il gap di questo rasoio è 0,65, dichiarato dalla casa, quindi è un gap importante. Cioè, non stiamo parlando di un rasoio che va per la sperisottile. Cioè, qui qualcuno mi ha detto: ah, ma questo è un multilama. No. Assolutamente no, niente a che vedere con il multilama. Questo è un rasoio con una sua testa molto importante, con una sua progettazione molto importante, con un taglio molto importante. Io l'altro giorno, quando mi è arrivato, ho provato su una barba di 3 giorni, vi posso assicurare che dopo una passata non c'era praticamente quasi più niente. Cioè, ma adattato a chi vuole uno strumento che gli permetta di radersi senza troppi pensieri e con un'efficacia totale. Cioè, io ho notato, ad esempio, che anche nei punti più delicati, ad esempio, quando qui andiamo a fare un contropelo, per me è un contropelo questo, pur spingendo e togliendo via una certa quantità di barba, non c'è irritazione, non c'è taglio. Poi magari nella prossima rasatura succederà, però ho notato questa cosa qua. Quindi è un rasoio particolare, cioè chiaramente. I puristi del rasoio di sicurezza double edge diranno: ah, ma questo è particolare, non va bene. Invece io credo che il mondo della rasura tradizionale debba anche comunque accettare che esiste un'evoluzione in vari sensi. Ci sono rasoi di sicurezza double edge nuovi, moderni, e anche rasoi di sicurezza single edge che rappresentano comunque strumenti poco anatomistici di altissimo livello, come questo. Io ve l'ho voluto presentare non tanto per come dire, persuadervi della bontà del prodotto, che è oggettiva, ma perché mi è sembrato particolare. Cioè, stiamo parlando di un settore, quello della rasatura bagnata in particolare, perché noi parliamo spesso di rasatura tradizionale, no? E la tradizionale però vuol dire tutto e niente, nel senso che cos'è tradizionale? Qualcosa che facevano i nostri padri, i nostri nonni. Mio padre non ha mai utilizzato un rasoio di sicurezza. Mio padre era del 1941, ha sempre utilizzato i multilama e prima i rasoi elettrici, per dire. Allora, cos'è la rasatura tradizionale? Multilama no. Qui parliamo di rasatura bagnata. Cioè, la rasatura tradizionale nel nostro concetto rientra nel concetto di rasatura bagnata, con un rasoio che sia un rasoio importante. Ecco, in questo caso si può effettivamente parlare di uno strumento moderno per la rasatura tradizionale, una rasatura bagnata. Io, come voi sapete, amo molto il vintage, quindi io non sono tra virgolette, uso un termine improprio, un futurista della rasatura. No, cioè io credo che la rasatura tradizionale sia onnicomprensiva. Si possa utilizzare un rasoio del 1900, progettato nel 12, così come un rasoio progettato nel 2018-17, quello che è. Questo rasoio ha impiegato 12.000 ore di tempo per la progettazione, 10.000 prototipi, 2 anni di lavoro. Cioè, è uno sforzo per andare oltre quello che è lo standard della rasatura bagnata, cioè della rasatura con rasoi per la pogonotomia, cioè per farsi la barba da soli. Ve lo voglio presentare perché è particolare, cioè stiamo parlando di un prodotto unico in questo caso. Cioè, ce ne saranno altri sicuramente, però questo qua penso che sia qualcosa di molto particolare. Lo vedremo domenica in rasatura e ne vedremo le caratteristiche tecniche proprio, cioè vedremo come. Quale sarà il risultato sulla pelle? Io devo dire che l'ho già provato una volta e, come vi ho detto, sono stato molto soddisfatto, anche se chiaramente non lo userò tutti i giorni, perché mi piace di più confrontarmi con più rasoi, quindi attenzione. Però è evidente che un utente che magari non ha la voglia di imparare la tecnica del rasoio di sicurezza perché per mille motivi, ma vuole avvicinarsi alla rasatura bagnata, vuole utilizzare pennello, creme, imparare tutto quanto, con un rasoio del genere, potrebbe risolvere il 90% dei suoi problemi. Questo è da dire, eh. Cioè,
Ovviamente, questo farà storcere il naso ai puristi della sicurezza tradizionale. Ma io credo che bisogna accettare tutto nella pavonotomia. I prodotti più nuovi come questo, più moderni, più tecnologicamente avanzati, e i prodotti anche classici, co così come anche i prodotti vintage, come ad esempio è questo appunto, questo Star. Quello che non bisogna fare, secondo la mia personale opinione, è avere pregiudizi e preconcetti. Cioè, ovviamente questo è un pezzo che ha un costo, che non è probabilmente indispensabile, anzi, sicuramente non è indispensabile, ma che rappresenta sicuramente, come dire, un qualcosa. Cioè, è un prodotto che comunque rappresenta un'evoluzione. Un tentativo di andare oltre quelli che sono i canoni, quelli che sono i prodotti tradizionali. E questo gli va dato atto all'azienda americana di aver fatto uno sforzo importante che, così come lo stanno facendo altre importanti aziende, producendo sempre nuovi progetti e sempre nuovi modelli. Bene, io ve l'ho voluto presentare, quello qua, lo vedremo domenica in rasatura. Mi scuso ancora per l'inconveniente del cane, ma purtroppo appunto l'ora presto non mi ha consentito di lasciarlo, come dire, abbaiare liberamente anche per propri motivi condominiali. Io vi ringrazio e ci vediamo domenica con la rasatura della domenica. Buon mercoledì a tutti.